Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Banished, nel 15° anno qua a Namastepoli. Grazie ancora per tutti quanti i mi piace che state mettendo, è una serie che vi sta piacendo tantissimo, continuate così mi raccomando e condividetelo su Facebook ovunque in modo che possa essere visto un modo diverso di giocare a questo gioco. Ce ne sono tanti let's play in giro in questo momento di questo gioco, ma nessuno ne ho visto come lo sto facendo io con questa tranquillità. E soprattutto Namastepoli ce l'ho solo io, yeah! In sovrappressione trovate tutti quanti i contatti per potermi stalkerare e veniamo all'episodio di oggi. Abbiamo superato una crisi di fame, la crisi della fame. Crisi di cibo che abbiamo avuto. Qui abbiamo 4 di queste. Adesso vediamo di progettare, direi che cominciamo a progettare quello che è il futuro di questo posto. Allora, sicuramente abbiamo poca legna, quindi ho bisogno di più forester. E probabilmente, anzi, lo mettiamo pure in costruzione, vorrei un altro woodcutter, ok. Un altro woodcutter, quindi per la costruzione del... Qua c'è il forester. Perfetto, quindi qua vicino, adesso vediamo dove metterlo per la precisione. Pensiamo un attimo a come fare. Allora, intanto qui vorrei... Lasciamo pure la simulazione andare. Vorrei una strada da qua a qua e... Da qua a qua. Qui abbiamo una strada da 3, mi piace. Tra l'altro, altre informazioni. Gli alberi crescono solo quando c'è un 2x2, mentre quando c'è un 1x1 gli alberi possono vivere ma non cresceranno. Quindi dovrò stare attento eventualmente a questa informazione se vogliamo fare la città bella. Allora, il woodcutter quanto grande sei? Ok, qua sarebbe in mezzo. L'erbalista mi piace, potrei metterlo dietro l'erbalista semplicemente. L'erbalista che però in questo momento non è che funzioni benissimissimo. Funziona ma potrebbe funzionare meglio. Però va bene lo stesso perché comunque 170 è già molto. Quindi facciamo un woodcutter qua dietro, che provvederà a tagliare la legna che viene recuperata da loro. Quindi forse è anche meglio metterlo qua dietro. Mettiamolo qua con la strada che fa così. Qui abbiamo una strada da 2, qua abbiamo una strada da 3, va bene lo stesso. Ok, e quindi adesso abbiamo un po' di costruzione in corso. Tiriamo via un paio di questi e mettiamo un paio di questi. Anzi, mettiamone uno e un lavoratore generico, diciamo. Cibo ne abbiamo già abbastanza, quindi per adesso non è un problema. Anzi, funziona bene il tutto. Qua magari facciamo così. E teniamo il punto di domanda piuttosto, perché eventualmente se dovesse esserci qualche paziente che viene qua, anche se non c'è nessuno, verrà almeno per, cioè se questa rimane chiusa nessuno andrà qua mai. Invece così semplicemente dobbiamo assegnare un medico a questa cosa. Qua il woodcutter sta facendo qualcosa, abbiamo un altro laborer, lo mettiamo a fare il builder per adesso. E quindi dobbiamo aspettare che si sistemi un po' il tutto, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Qui sta funzionando, io devo dare un'occhiata, scusatemi. Ok, giusto perché ho provato a registrare in 1080, è un po' difficile registrare ancora in 1080 per me, però per i prossimi let's play ci proverò. Voglio sempre fare una prova, ci sono alcuni let's play che con XSplit, il programma con cui sto registrando, mi permettono di fare dei file abbastanza piccoli. Purtroppo questo non è con non avviene con questo gioco. Ed effettivamente le puntate sono 500 mega a puntata, quindi immaginate un po'. Qui possiamo raccogliere questo ferro e quindi liberare questa zona. Comincerei ad impostare che cosa ancora? Fatemelo pensare. Abbiamo un municipio da fare, ecco cosa, che però richiede un sacco di pietra, quindi direi che intanto possiamo spausare finalmente questo quarry e cominciare a costruirlo. Questo funziona, è quasi al completamento, quindi perfetto. E adesso metteremo un altro woodcutter a darci una mano. Quindi manca veramente poco a questo. La nostra popolazione, tra l'altro ho notato che nello scorso episodio la popolazione è salita e scesa, anzi è scesa e risalita esattamente nella stessa maniera. Cioè se vedete l'inizio e la fine dell'episodio la popolazione è invariata. Quindi siamo riusciti a risolvere la crisi del cibo e a riavere le stesse persone alla fine dello scorso episodio.
Ok, io continuo a controllare in giro. Abbiamo un altro laborer, lo mettiamo a fare il builder, così riusciamo a concludere un pochino prima le cose. Ok, rieccoci. Ho dovuto mettere un attimo in pausa. Abbiamo ancora la costruzione qua, sta venendo completata. Abbiamo un gatherer morto purtroppo. Quindi teniamo sempre il lavoratore che può andare a sostituire questa cosa. Qua abbiamo cominciato a costruire, vedete che c'è l'edificio qua anche. Abbiamo pochi logs, eh già. Che è un problema, ma adesso vedremo di sistemare il tutto. Qui abbiamo il blacksmith che sta lavorando. Che cosa ti manca? Ti manca del carbone. Quindi forse è meglio raccogliere del carbone da qua. E il ferro lo recuperiamo un po' in giro. Ne abbiamo 10, ma ce n'è ancora recuperabile qua e da altre parti, insomma. Ce n'è un po' qua, un po' là. E va bene così. Il carbone ci è molto più utile. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato, ecco cosa. Come inventario, togliamo questi steel tool e piuttosto perché effettivamente i tools a disposizione sono praticamente tutti quanti in ferro. Quindi piuttosto farei così. Valgono, se non sbaglio, un po' di meno. Valgono 8, non 10. Perché se diamo un'occhiata come Iron Tool, vedete ne abbiamo 122 e come Steel Tool non ne abbiamo in questo momento, quindi vuol dire che non ne stiamo producendo. E non l'avevo notata questa cosa, ma adesso l'abbiamo notata e facciamolo pure. Magari non mettiamo proprio 100, ma ne mettiamo 50. Dov'è? Iron Tools, facciamo 50. Ok, e dobbiamo stare attenti, praticamente usiamo quelli come per venderli, però dobbiamo farne e quindi per farne abbiamo bisogno di carbone che in questo momento siamo a secco, quindi adesso vedremo questa cosa. Abbiamo un altro laborer, lo mettiamo a fare il builder. Abbiamo ancora 6 spazi a disposizione, quindi vuol dire che né questa né quell'altra sono ancora terminate. Qui siamo all'82% e ce la stiamo facendo. E appunto sblocchiamo quello che è la stone cutter, ovvero il tagliapietra per poter fare appunto più pietre. Intanto abbiamo un altro nato già lì e siamo a quota 43 adesso persone. Questa felicità sta scendendo ancora, ma è perché devo ancora impostare il municipio. Un municipio che sarà molto utile e soprattutto che si tirerà dietro un paio di cose, perché dal municipio possiamo avere i nomadi, nomadi che possono venire ad abitare la città, quindi un incremento di popolazione improvviso, però uno dobbiamo avere delle buone risorse per poterli accogliere e due possiamo avere la boarding house che avevo fatto prima ed è questa qui. Che come vedete è molto grande, bisogna studiare bene dove metterla, magari una vicino all'altra o qualcosa del genere. Inoltre devo pensare anche come mettere il mercato, perché un mercato tipo qui potrebbe stare molto bene, anzi. Quindi potrebbe stare anzi ottimamente. Vediamo di pensarlo bene. Allora, su questa strada mi va benissimo. Facciamo così. Impostiamolo qua il mercato perché potrebbe essere molto utile. Lo mettiamo in pausa per ora. Abbiamo un altro laborer. Che cosa ha finito? Ha finito questo? Sì. Ok, quindi questo è la nostra quarry, la nostra cava. Come vedete c'è un bel edificio per poter raccogliere la legna e quindi possiamo assegnare il nostro primo stone cutter che si metterà a raccogliere la pietra e la metterà qui, che è il posto più vicino. Quell'altro è quasi completo. Quindi adesso vedremo i tre builder che abbiamo bisogno, i tre costruttori vedranno di finire questo edificio. Ci assegneremo un altro woodcutter e gli altri andranno a fare i forester, quindi boscaioli e taglialegna. 91, dai che ce la facciamo, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Ok, via voi tre. Ok, ce l'ho fatta cliccare. Un woodcutter e gli altri li mettiamo a fare i forester, così dovremo produrre decisamente più legna. Ci verrà sempre detto sta cosa. Qua abbiamo un po' di tool in più. Esatto, ne abbiamo 50 e ce li abbiamo adesso qua. Mentre qua dentro, appunto, sono. Ecco, abbiamo ricominciato a produrre degli steel tools e fa molto bene questa cosa. Qui ci manca sempre del carbone, ma dovrebbe uscire pian pianino dal nostro minatore qua. Ok, vediamo ancora cosa possiamo fare. Per quanto riguarda il cibo, siamo messi bene. Qua abbiamo cominciato, come vedete, a produrre del cibo e anche della pelle che serve proprio per il nostro tailor. Vediamo che è un bel po' che non lo clicco.
Hai bisogno di ladder, ma ce ne hai di ladder in realtà. Forse sei al limite? No, non sei ancora al limite. Abbiamo pochi vestiti, in effetti. Stai producendo pelle in giro? Abbiamo pelle? Controlliamo un attimo in giro. Ladder, ladder, ladder. Non ce n'è. Ladder, ladder, ladder qua. Ok, qua non ce n'è neanche. Quindi a quanto pare c'è ancora bisogno di tempo per fare questa cosa. Tu stai producendo, perfetto. Cibo ne abbiamo a sufficienza. Medicina ne abbiamo un bel po'. E adesso dovremmo, esatto, tu stai raccogliendo un po' di pietra. Vedete che si mette a scavare un pochino qua. Però è molto brutto vedersi, soprattutto in estate. Perché in inverno non è granché un problema. Il problema ce l'abbiamo poi in estate, o comunque nelle altre stagioni che non sono l'inverno, perché si vede un buco praticamente nel terreno lì. Che non è granché, guardatelo qua. Esatto, non è bello da vedere. Forse in questa posizione è ancora accettabile, però. Vediamo cosa fare. Io vedrei di mettere qualcosa in questa zona. Qua potrebbe essere la zona ideale per fare. Intanto vediamo di raccogliere tutto quello che è rimasto. Ok. E qua magari ci possiamo mettere il Town Hall e forse anche la boarding house. Ovvero il municipio, la chiesa, il cimitero, tutte cose del genere che sono a metà strada tra questa zona e questa zona, e magari qua fare un altro gruppo di case come queste praticamente. E dovremmo essere a metà strada dai lavori, insomma, in qualche modo potremmo farcela. Questa invece la lascerei ancora un po' così e magari ci sviluppiamo in quella direzione. Intanto vediamo cosa riusciamo a combinare. È tornato a piovere un'altra volta. Qui possiamo attivare questa? Cominciamo ad attivare questa. Togliamo due gatherer, li mettiamo a fare i builder, quindi i costruttori, perché cibo ne abbiamo decisamente tanto adesso. Perfetto, qua abbiamo cominciato a produrre, non ancora, quindi c'è ancora un'altra produzione che sta per arrivare. Sta per arrivare anche il mercato, che tra l'altro è giusto giusto in questa porzione. Eventualmente credo ci stia una strada. Ci sta sia una strada su questo lato che su questo lato qua. E qua possiamo raddoppiare questa. Qua stiamo abbattendo di tutto, quindi va benissimo. E vediamo allora di impostare qualcosa di questo tipo. Portiamo questa strada. La portiamo fino a qui. E da qua la strada sarebbe questa. Possiamo portarla? No, perché non ci sta un ponte. Forse ci sta un ponte, però. Proviamo a vedere se ci sta un ponte. Sì, ci sta un ponte lì e mi andrebbe anche bene qua in fondo. Quindi questa è una strada a due. Vediamo di prendere questa strada qui. O questa strada qua. Questa in realtà è una strada a tre, perché c'è anche questo. Quindi prendiamo pure questo. Ok, e facciamo il ponte. Al quale andiamo ad unire questa strada. Da questa parte c'è il ponte, quindi questa strada arriverà fin qua. Questa strada arriverà fino a qua sotto. Ok, qua abbiamo un po' di difficoltà a muoverci perché abbiamo proprio tre caselle che non vanno bene, ma intanto abbiamo una bella strada che viene avanti e indietro. Abbiamo Ethanel che è arrivato e siamo a 45 ormai. Cibo ne abbiamo, qua cominciamo a produrre un po' di pietra, un po' di ferro, in realtà non è ancora tanto. Abbiamo un pochino più di potenzialità di trading perché abbiamo qua altri 400. Vediamo un attimo allora quanto possiamo. No, non possiamo cliccare su trade. Qua abbiamo 400 più 800 fa 1200, più 150 fa 1350 più altri 300, 1650. È ancora poco in realtà. Forse dovrei alzare un pochino il firewood quando ne abbiamo. E se no possiamo mettere che cosa in trade ancora. Abbiamo tanto cibo adesso. Però il cibo è difficile metterlo in vendita in questo momento. Quindi lasciamolo pure così. Magari metteremo in vendita qualche altro iron tool. Anzi, facciamolo pure. Alziamo questa soglia qui a 100. Che vuol dire che abbiamo altri 50, altri 400 di potere d'acquisto che stanno per arrivare. Qui abbiamo la pietra, abbiamo mancanza di pietra perché sta andando tutta per questa costruzione qua.
Ok, cibo ne abbiamo parecchio. È arrivato un altro trader, vediamo cosa ci puoi vendere. Altri animali. Ottimo. Se li compriamo, spendiamo 4.800. Non so se sia il caso di comprarne altri e metterli qua. Pensiamo un attimo, vuol dire ancora più cibo. Non so quanto effettivamente utile possa essere avere ancora più cibo in questa zona. In realtà non farebbe mai male. Però se trasformiamo queste in... cioè costano tanto per avere giusto un po' di cibo. Quindi pensiamo... no, piuttosto sai cosa facciamo? Lasciamo tipo andare. Vorrei ordinarti del polli. Every visit. Ok, e ci vediamo la prossima volta. Grazie e arrivederci. Qua stiamo continuando a produrre. Produciamo, come vedete, poca pietra perché abbiamo solo una persona su 15 che possono venire a lavorare qua. Qui stiamo completando, abbiamo il ponte da costruire, quindi pian pianino dovremo farcela. Abbiamo un forester che potrebbe servirci, quindi magari lo mettiamo. In realtà abbiamo poca gente ancora, abbiamo bisogno di più persone. Quindi forse uno sviluppo. Abbiamo 6 bambini a disposizione. Che sia il caso di fare un'altra. No, voi siete una coppia giovane. Questa è una coppia anziana, Beatrinity, qua un'altra coppia anziana, voi siete abbastanza anziani. Non siamo messi proprio benissimissimo, quindi intanto vediamo di completare il mercato. E che è una cosa molto importante e manca solo un po' di ferro, ferro che possiamo recuperare da questa zona qua? No? Dov'è ferro? Ok, qua ce n'è un sacco, quindi facciamo così e facciamo anche la pietra. Prendiamo questa pietra qua e questa pietra qua sopra. Qua facciamo così. Così andiamo a recuperare un bel po' di risorse in più. Ok, per adesso va abbastanza bene. Questa potrebbe essere una zona buona per poter fare intanto la via tripla che viene qua e qua potrebbe fare un giro da questa parte. Potrebbe essere buona per poter collegare queste due zone. E qua vorrei fare appunto un po' più di espansione di qualche tipo, insomma, di fare qualche campo in più soprattutto. Non sempre poca legna. Forse abbiamo bisogno di un forester in più da mettere qui. Forester, stai producendo? 100 e basta. E tu invece? Stai producendo 100. È solo che ne stiamo usando parecchi allora. Intanto cominciamo ad avere un po' di firewood in più, perfetto. Il che possiamo anche metterlo qua, quasi quasi. Quindi io alzerei questo momentaneamente a 500. Ok, qui sta funzionando. Quindi lasciamo ancora il tutto a costruirsi. Qua possiamo fare così. No, dobbiamo fare così per adesso. E vediamo cosa riusciamo a fare. Qua stanno andando a recuperare un po' di pietra in più. E quindi abbiamo molta zona di espansione. Qui ne abbiamo un'altra. Oltre che a tutta questa parte di mappa di qua. E qui cosa abbiamo? Abbiamo raggiunto il limite. Ah sì, abbiamo raggiunto il limite di cibo. 10.000. Che dovrebbe trasferirsi ovunque, sì. Quindi teniamo pure il limite alto. Come vedete anche qui sono tutti quanti al limite, ma lasciamolo pure perché effettivamente tanto cibo in più non fa mai male. Ci possiamo preparare per gli inverni più difficili. Già che ci siamo, tolgo un paio di gatherer, metto un forester e io metterei un minatore in più, ma il minatore funziona bene. Piuttosto mettiamo un po' di builder in più che ci danno una mano. Abbiamo anche Destian che è diventato un lavoratore. Qui stiamo creando questo o stiamo creando il ponte? Stiamo creando il ponte a quanto pare come priorità. Ok, pensiamo allora a dove mettere
Abbiamo un trade in posto, va bene. Dobbiamo stare attenti, allora dove mettere questo. Potrebbe essere una buona zona questa. Abbiamo detto, ok, si può passare qua dietro tramite questa zona. E qui potrebbe essere un'altra zona dove fare un po' di raccolta risorse. Vediamo se c'è un forester. Questa potrebbe essere una bella foresta così, che è abbastanza, anzi forse è meglio farla qua sopra. Però abbiamo tutta questa zona qua che è invalicabile in questo momento. Quindi qua potrebbe essere utile, ma dobbiamo fare tutto il giro. Mentre qui potrebbe essere una zona utile per la caccia, insomma, per fornire di cibo quest'area qua, dove avremo più case che altro. Continuiamo a dare un'occhiata. Qui abbiamo solo 8 di ferro che mancano, oltre ai lavoratori. Quindi stiamo arrivando. E qua sotto il ponte praticamente è alla conclusione, quindi adesso avremo un po' di surplus probabilmente di persone. Perfetto, ok, builder ce ne sono uno 6, ne abbiamo 4 a disposizione, quindi va benissimo. Qui vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Questo mercato ha la particolarità fornisce di cibo, di tool e di fuel. Praticamente funziona come questo, però questo ha un certo raggio, questo ha questo raggio qua, che come vedete comprende esattamente quello che vogliamo. Eventualmente posso mettere qualche casetta da questa parte, ma mi interessava insomma averlo abbastanza in una zona centrale. Devo dire che sta funzionando. Quindi vediamo il completamento. E poi appunto abbiamo i vendor, che sono i mercanti. Siamo a 40 su 45, quindi abbiamo bisogno forse di un pochino più di figlioletti. E quindi dovrò cominciare a sviluppare una nuova zona qua al più presto. Intanto vediamo di fine del mercato. Dai che ci siamo quasi. 66. Qua c'è solito well, il solito pozzo, che però non credo funzioni. Se c'è qualcuno che ha visto che funziona, me lo scriva pure nei commenti. Vediamo un po', 68, qua dovrebbero continuare a darmi una mano. Stanno abbattendo un po' di alberi per avere un po' di legna in più. Vedete qua siamo a 65, 381. E ne abbiamo già abbastanza in questa zona. Abbiamo i 500? Sì, abbiamo i 500 che vogliamo. Quindi abbiamo 2000, 2008, 2950, 3250. Ok, possiamo alzare ancora di più il firewood presto, quando avremo ancora un po' di più e potremo acquistare sempre più cose. Qui quanti iron tool abbiamo? 22 e 11. Non sono tanti, ma va bene, qua abbiamo quasi completato. Dai che ce la possiamo fare. Abbiamo un altro laborer, lo mettiamo a fare pure il costruttore. Ed è Line, che è nato qualche puntata fa. E pian piano dovrò pensare anche a tutte quante alla scuola. Potrebbe essere un buon momento nel prossimo episodio, ma prima vorrei fare il municipio e poi vedremo di fare la scuola. Abbiamo anche la chiesa tra le varie cose, quindi ci sono tante piccole cose da fare. Qui abbiamo un surplus di carbone finalmente, che ne abbiamo bisogno decisamente. E allora qua abbiamo bisogno di 52 e di 78. Qui abbiamo bisogno di 124. Ah no, questo non mi interessa. Qua abbiamo bisogno di 124 di pietra. Qua di 130 di pietra. E molta, 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 molta pietra. Qui abbiamo 99, 100, ok, abbiamo completato il nostro mercato. Andiamo a togliere l'oro, mettere un vendor intanto e impostiamo quello che è il town hall. Vediamo l'ora di impostare il municipio. Io direi di metterlo, scegliamo un po', si vede male in questo momento perché appunto sta nevicando, ma io direi di metterlo, non ha un raggio di nessun tipo, no, lo mettiamo qua così. E di fronte ci voglio mettere la boarding house. Si può mettere centrale in questa zona. Vediamo un attimo di nuovo, scusate di scegliere. Allora qua va bene, qui andrebbe bene, qua c'è la strada e ci aggiungiamo ancora uno di strada. Ok, 8 lavoratori, facciamo le 5, anzi 4, anzi
Lasciamoli così che prima devono liberare la zona. E qua ci mettiamo questa strada qua. E questa strada fino a qua. Ok, ne avete di lavoro adesso a disposizione. Per fare tutto quanto avremo bisogno di tantissima pietra, quindi probabilmente metterò qualche stone cutter in più. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. E poi appunto sviluppare intorno a questi due edifici principali, magari mettendo, anzi quasi sicuramente mettendo una barn o addirittura un mercato potrei mettere, che sono giganteschi, però potrebbe stare qua dietro e servire tutta questa zona qua, che non sarebbe male. Potrei fare un altro mercato in questa zona per servire questa zona qua principalmente fino qua sopra, e quindi fare case in questa direzione anche. Vedremo di pensarci. Tanto qua mettiamo assegnati i lavoratori. Abbiamo 3 bambini solo. Siamo un po' vecchiotti? Cominciamo a essere un po' vecchiotti, quindi effettivamente dovrò fare un'altra casa. Quindi pensiamo anche a un'altra casa. Ci penseremo presto le case, perché effettivamente abbiamo pochi bambini. Quindi dobbiamo darci un'occhiata presto. Forse possiamo fare una casa in questa porzione? Andiamo di fare un paio di case qua. Qui siamo un po' lontani dalla civiltà. Ce ne stanno due. Ce ne sta una per così. Intanto è morto anche il sarto. Ce ne sta una per così e una per così. Va bene, mettiamone una qua e una qui, e poi ne metteremo una in giù e una in fianco così. Ok, ne avete di lavoro da fare. E abbiamo anche un sacco di cose da disposizione. Qua stiamo buttando giù un po' di alberi e recuperando un po' di materiali. Andiamo a recuperare ancora più pietra, perché ne avremo bisogno, da questa zona qui, e un po' di ferro da questa zona qua, e un altro po' di pietra da tutta questa zona. Ok, qua facciamo così, così. Intanto andiamo avanti e indietro a combinare di fare queste cose. Qua vedete che tutta la roba che c'era qui praticamente è anche qua, ma qua c'è ancora di più, perché abbiamo anche le pesche, finalmente. No, scusate, non le pesche, ma le... i plum, che sono appunto le prugne che vengono messe in questa porzione. E qua appunto abbiamo la possibilità di avere tutte quante le nostre risorse direttamente qua. Quindi molto bene. Abbiamo un nuovo nato finalmente. Oh, bene. Qua dobbiamo ancora costruire, ma adesso vedremo di fare tutto. Qua mettiamo un po' di costruttori, facciamo 4. E quindi vediamo di andare avanti in questa direzione. Ne abbiamo tanto di lavoro da fare ancora. Io comincerei a guardare la città da questa parte. So che è un po' diverso dal solito, ma mi piace questa prospettiva qua. Quindi proviamo a vedere in questa direzione cosa riusciamo a fare. Si riesce anche a vedere tutto un po' più in fretta. Ok, e direi che siamo abbastanza messi bene. Quindi dobbiamo controllare ancora un paio di cose. Qui la strada va bene, quindi siamo messi abbastanza bene. Qua sono da abbattere gli alberi. Questa strada è sbagliata, ma perché questa è la strada giusta, perché bisogna farla tre via. Quindi facciamo così e così. Ok, adesso si tratta solo di aspettare, anzi velocizziamo un po' il tutto in modo da vedere come va la produzione. Qua abbiamo un po' di firewood in più, molto bene. Qui alzerei questo, facciamo 7,50. Anzi, facciamo 1000. Ok, così abbiamo ancora più legna a disposizione da poter vendere, e questa intanto la teniamo là. Il cibo continua a essere molto, finalmente. E adesso vediamo. Abbiamo solo di un po' di tempo per fare tutto quanto. È morto un altro tailor. Ok, quindi abbiamo a disposizione, per fortuna avevamo il solito lavoratore a disposizione. Quindi è morto di nuovo il sarto.
Qui cominciamo ad avere un accumulo di firewood, perfetto, quindi di legna da ardere. Tu stai producendo poco, però quel che basta, 270 è un buon risultato. Non abbiamo carbone, perché viene tutto utilizzato? No, perché è tutto qua in realtà. E perché non lo usate? A te cosa manca? Non manca carbone, il carbone è qua. E perché viene messo qua e non qui? Ok, si vede che hanno altro da fare. Intanto è nato un nuovo, una nuova ragazza, a quanto pare, Rihanna Liscia, alla faccia del nome. E è arrivato un mercante che ci vuole vendere un po' di pietra, sì che la voglio. 2,64, che vuol dire, vediamo un po' di questi, diviso 8, devo fare diviso 2, quindi 132, diviso 2 ancora fa 66, 33? Ah giusto, se vale 8 è esattamente la stessa cosa. Quindi bastava semplicemente comparare e a posto. Abbiamo un pochino più di pietra, che è proprio quello che ci serve per le costruzioni. Grazie, e continuo a portarla perché gliel'avevo probabilmente ordinata un po' di tempo fa. È nato anche Bald. Ottimo, abbiamo le case completate per caso? No, e non abbiamo neanche le case completate, quindi ottimo. Quindi vuol dire che arriveranno, magari le mettiamo anche in pausa al momento, perché comincia a essere un pochino di più. 6 bambini sono già qualcosa. Costruiremo presto quella casa lì, ma intanto vediamo di completare quello che possiamo. Questa casa è decisamente lontana, cioè queste cose sono decisamente lontane, quindi bisogna andare avanti e indietro a portare le merci, quindi ci metteremo un bel po'. Direi che però possiamo concludere nel prossimo episodio, quindi grazie ancora per essere stati con me per questo episodio di Banished. Io sono Ace the Brave, vi saluto dalla solita immagine finale e continueremo nel prossimo episodio. Namaste and be brave!